la senatrice Elena Ferrara, questa sera a Novara per un impegno importantissimo, la discussione della nuova legge, ma soprattutto ricordiamo della senatrice la legge che porta il suo nome, che già ha dato vita a molte iniziative di tutela sia dei minori sia delle donne. Buonasera, sì, grazie per questa possibilità di lasciare una testimonianza di quanto stasera sia stato un momento molto importante, perché si è preso atto di una legge regionale che ci permetterà, all'interno anche di territori che già hanno delle iniziative, che già hanno svolto programmi e progetti contro la violenza sulle donne a favore di una cultura di uguaglianza di genere, di avere una regia, di sapere che il tutto poi viene coordinato, incentivato e anche con fondi specifici, e soprattutto ecco, sapere che a 360 gradi, attraverso anche i decreti attuativi, sarà affrontato il problema della violenza di genere e comunque in generale dell'uguaglianza della donna. Antidiscriminazione, diciamo questo, così come avviene spesso sulla rete, la rete si presta a dei momenti di discriminatori che, al di là di quelli che sono forse i freni inibitori che nella realtà insomma ci trattengono dall'usare ingiurie, minacce, atti di stalking nei confronti dei più deboli, e spesso questo succede anche nei confronti delle ragazze proprio in quanto ragazze. Le ragazze o sono troppo belle o sono troppo grasse o comunque non sono all'altezza, sono inadeguate, possono essere soggetti fragili, e quindi spesso la violenza, chi è violento, chi ha bisogno di autoaffermarsi, individua proprio nelle donne, nelle bambine, nelle preadolescenti anche dei soggetti da vittimizzare. Quindi anche con la legge contro il cyberbullismo, diciamo sempre a tutela dei minori, però sempre contro qualsiasi tipo di violenza.